lezione anche civica, quelli che sono. Più che una lezio magistralis è stato un excursus negli ultimi 40 anni di storia politica italiana. Luciano Violante ieri ha incontrato gli studenti dell'Università di Salerno per la prima di una serie di incontri sul diritto costituzionale, volute fortemente dal professor Armando Lamberti. L'ex presidente della Camera ha spiegato come la crisi della politica è legata alla crisi dei partiti che dall'inizio degli anni 70 hanno cominciato a perdere il contatto con il territorio. Una crisi poi scaturita dalla delegittimazione dell'avversario visto come un vero e proprio nemico. Per Violante la politica deve essere capace di costruire legami, non distruggerli. La politica deve essere capace di costruire legami, non di costruire rotture, legami. Perché io credo che nel nostro paese in questo momento c'è una particolare insofferenza al legame. Il legame è considerato un vincolo. Guardate che il legame è una forza, non è un vincolo. Il presidente Violante ha anche parlato della nuova riforma costituzionale al vaglio della Commissione dei Saggi che prevede ruoli distinti per le due Camere, più potere al presidente del Consiglio ed una legge elettorale con doppio turno. I Saggi riusciranno a salvare questa Costituzione? Beh, è una domanda un po' impegnativa quella che lei mi fa. Non è che i Saggi in genere danno dei consigli e poi per il resto a salvare il Paese ci pensa la politica, non la saggezza. Il Parlamento invece che fa? Il Parlamento che può fare? Ma il Parlamento, io spero che il Parlamento, appena sarà varata la legge costituzionale sulla procedura di riforma, prenda subito in esame i progetti di legge, riesca per marzo-aprile a presentare i progetti in aula e quindi ad approvarli entro l'anno 2014. E abbiamo aperto oggi questo ciclo di Lectio Magistralis in diritto costituzionale, ciclo che si pone in ideale continuità con il convegno dell'Associazione Nazionale dei Costituzionalisti che abbiamo ospitato l'anno scorso nel nostro Ateneo. La personalità che abbiamo voluto invitare per questa prima lezione, l'onorevole Luciano Violante, è stato Presidente della Camera dei Deputati in un momento estremamente delicato della vita del Paese, ma devo aggiungere è anche coordinatore del gruppo, è stato anche coordinatore del gruppo di lavoro per le riforme istituzionali nominato dal Capo dello Stato.